Allora, obiettivamente dobbiamo essere onesti del fatto che il VAR in generale è un buco nell'acqua. Vabbè, Ok? Quindi iniziamo a partiamo. dire in Ma no, generale. aspetta, io parlo, no, no, io parlo che, perché poi tutti gli episodi dicono fallo di bastoni oggi netto. Fallo Aspetta, di. sistemi il microfono, Fammi sistemi il microfono. parlare, fammi parlare. No, Fallo non. di bastoni Ah, netto. vai. Mi fai parlare, poi parli, poi rispondi, sennò poi non ci capiamo, poi dite che urlo e basta. Almeno argomento. Fallo di bastoni oggi netto da fischiare, giusto. Fallo che ha fatto il ragazzo il Genova da fischiare, giusto. Fallo con Napoli da fischiare, giusto. Fallo che però l'Atalanta fa sul 2-1, Scamacca su, da fischiare, non fischiato, sbagliato. Fallo di Ghila che prende di mano, ma l'Inter vince 3-0, finisce in carrozza, non fischiato. Parliamo del Milan. Ricordiamo sempre il fallo di mano col Genova, quindi il VAR dove cazzo era? Allora, Poi, vabbè, ma dai, ma che aspetta, cazzo? aspetta, fammi parlare, dammi 2 minuti per una volta e poi rispondi. Parli di Poi c'è il fallo oggi. che fa il. Fammi parlare, ti parlo che il fallimento è evidente del VAR. Oggi il fallo è netto di bastoni. Non puoi non dare un fallo così. Se non dai un fallo così, sei un ritardo. Io fossi, No, che ne no, so, no, quello no, che dirige il tutto, no, no. quello che sta là dietro, quello che sta là dietro, lo cazzo, gli dico, tu non puoi non vedere un fallo Infatti è stato che fa bastoni, fermato. perché deve, no, Per ma deve adesso essere non sono fermato, parole. cioè non fare più niente, fa schifo. Ma come fa schifo l'arbitro che non fischia il fallo su Di Marco a Bergamo, come fa schifo quello che non fischia il fallo di mano di Ne ha per Muriel. E tutti. il VAR è sicuramente un fallimento. Il Scusami, fallo di metti oggi è Ciccione. netto. Il fallo di Ciccione, oggi è netto, punto. l'arbitro che era C'è al poco da dire. VAR sa di dov'è? Pugliese? Di Bari. Avete detto che sono più scarsi. Gli arbitri pugliesi sono più scarsi della Serie A e ce ne stanno un sacco. Sono veramente degli incompetenti. E quando io dico, ma sbaglio mai È proprio il qualcosa VAR io. che però dobbiamo andare a parlare alla No, ma fonte. È il senza VAR il pugliesi il problema. VAR funzionerebbe Non meglio. si capisce un cazzo. Perché adesso io ho rivisto le immagini di Arnautovic, Mazza. visto che io ho sempre fatto video dove secondo me il calcio comunque John, se massimo. Per ce me non è l'hai mai quello di fallo quello. Voi Arnautovic. dite che fallo, per me non è fallo. Ma ragazzi, Per come intendo io il calcio non è scusami, fallo. Ma in Centonze. Italia è Allora, fallo. chiudiamo. In Italia è fallo quello, ma Scusami, freddi. taglio. No, allora Taglio. torniamo E non subito. parliamo. Gabriele, sei tu No, che no, fai rumore, Vincenzo, togliamoci subito le cose inutili. Sì, sei Allora, tu. Arnautovic fa per proteggere palla, Mutati quando non parli. ci esce, si butta a terra e l'arbitro non abbocca. Ma cioè, No, se è fallo. vogliamo. Ma perché, scusa, il loro per il rigore non si butta a terra? Fammi No, capire. no, Cioè, lui si se... butta a Ah, terra si butta senza a terra nulla. dopo, tra l'altro, dopo, Ok, cioè. dopo aver ricevuto un fallo, Arnautovic Ma non per me riceve non è nulla. fallo. Io ho detto Manfredi, io ho detto un'altra cosa. Per come vedo il calcio io non è fallo. Quello su Ma Arnautovic mai non fallo. allora Ma anche, però in Italia ma però non si l'ho dice visti o di mau però. peggio. Allora In anche Italia l'ho visti di peggio. sul Su rigore rigore. Italian, il Veronese non Non è mai cade, rigore! Quello è non cade. compensazione! Sanno che hanno fatto il danno sul pugno in faccia, perché quello è fallo e la Ma che gomitata pugno in c'è, ragazzi. faccia lei? Poche Ma non è un chiacchiere. pugno in Vabbè, faccia, la ragazzi. gomitata c'è, la prende qui, Non è oh! una Ragazzi, non è gomitata. fallo quello! Non è fallo quello! Non è Sto una cercando il gomitata! fallo Non è di fallo quello! Arnautovic. Fermi! Parlo con te! È fallo o non è fallo? Io guarda che parli con quello che È settimana fallo o scorsa non è avuto, fallo? se parli Ti con chiedo! quello che no, 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 i processi, se parli con quello che è venuto qua a dire che a Genova il gol di Bissek, che il fallo di Bissek c'è e mi dicevate di no, poi gli arbitri hanno dato ragione a me. No, io Quindi devo dire sì, io. io sono quello che ancora oggi penso che Darmian a Torino su Chiesa fa fallo perché quello è un fallo. Quello di oggi è una trattenuta continuata dove poi Bastoni esagera, ma non è una gomitata. Però io non voglio venire in un posto dove c'è un processo su un episodio, perché se danno un rigore al centesimo a una squadra, il complotto non Che non esiste. c'è. Bravo, Il bravo, rigore, bravo. non c'è complotto, il rigore non c'è, anche perché forse qua i cippalippi non lo sanno, ma l'interesse della federazione è proprio quella di non fare scappare una squadra, che Però se non Inter. pisciamo dal ginocchio, cioè sono due episodi che Vabbè, c'entrano grazie a cazzo, per niente. fortuna. Però il rigore di Darmian è Ma quello anche in salvo. d'Arnautovic non è manco da valutare Quello perché prende un è calcio e fallo, cade. non Se fallo, stavano quello che ti a pare. rompere Ma tutti, non da è prima all'ultimo. da VAR, ragazzi, non è Non da è VAR mai da perché valutare. Quando è contro se è l'Inter da non è mai da VAR, valutare. ma se è da VAR allora devi avere l'onestà, il dubbio che tu Intellettuale. l'abbia, no, ma pure nel normale, No, che è vita, pure vedi normale, che è sono la buco stessa nero. cosa di Lobotka che subisce fallo da Lautaro Martinez.
Avete rotto le scatole per mesi? Scusa, Ciscio, ma tu no, però non detto Ciscio, ho detto per me fallo, ma non è mai da fare. Non è mai da fare. Tu sei un avvocato. No, sono un passo. Non è mai da fare, te lo porto come cosa. No, tu se sputi sulla Cassazione, cioè sull'ultima parola dell'AIA, stai sputando sulla decisione finale. Allora, non fare l'avvocato, non fare... Ma che c'entra questa cosa? C'entra, perché c'è stata una... C'è stata una spiegazione ufficiale di quelli che gestiscono le regole. Ti hanno detto che quello non è fallo. Per te è fallo. Allora ricominciamo da Adamo ed Eva. Dai, no, cominciamo. Per me non è fallo che cosa? I coglioni! No, ma vedi che, non vedi che voi disconoscete, no, il regolamento. Un conto è fallo, no, un conto è da protocollo. Questo due caso differenti. Ma non se non conosci il regolamento, non è colpa mia. Ma non c'entra che è fallo o meno. Per me non è fallo, va bene. Per me, ok, non è fallo. Ma se è quello, non è fallo. Come fa a essere fallo quello di Arnautovic? Che è la stessa cosa. Ma se come fa a essere fallo quello? Rispetta la giustizia. Ti piace non rispondere e buttarla in caciara perché non sai quello che devi dire. Siccome non sai come difenderti, allora fai casino. Siccome non sai come difenderti, fai casino. Parla addosso. Non vuoi capire perché sai, non sai come difenderti. No, tu sei uno scorretto. Ma io no, io ho detto, ma se quelli due... Calma, io ho detto che al tempo... Calma. Poteva essere fallo o meno, ma non era da VAR, perché è una cosa... Allora, facciamo una cosa, ragazzi, se no... Paragonama comitata, palla lontana, poi un fallo centrocampo, della trattenuta... Calma, ragazzi. Con le cose passate in giudicato, maestro, non possiamo parlare. Quando c'è, bordello, Ciscione, Centozzo e via, e si risolve. Allora, anche se Centozzo stava dicendo niente. Mi buttarò fuori. Facciamo ordine, rimaniamo sulla partita di oggi... E facciamo un episodio, vabbè, poi parliamo anche della partita, ovviamente. Però, visto che vogliamo parlare degli episodi, facciamo un episodio per volta. Un episodio per volta. Allora, partiamo, facciamo ordine cronologico. Quello richiesto da fallo su Arnautovic. Don, se puoi trovare, non so, il fallo su Arnautovic, ok. Richiesto su Arnautovic. Il video lo cerco perché Don, ti sto condividendo io, vai, che tanto ci avevo già provato. Ok, top. Allora, Canella, per favore, mi faccia ricredere su di lei. Come fa a non essere fallo che il piede destro va sul tallone di Arnautovic? Guarda, ma... il piede sinistro del ventre, il piede destro di Arnautovic. Ma ragazzi, nel calcio tre quarti di questi episodi sono interpretabili, vanno da interpretare un po'. Io tifo Inter, ma questo non è che devo dire. Però scusi tu, facciamo parlare, se non si capisce. Sì, ma allora, vengo anche da a parte la gomitata di bastoni, che non puoi dire che non è fallo, che era da rosso, ma lì c'è un problema di VAR a parte. Ma anche il rigore dell'Hellas, cioè lì da interpretare, cioè il contatto c'è, ma. Anch'io dire questo rigore eclatante, cioè questo qui per me, no, questo qui, oddio, puoi chiamare il fallo, ma puoi anche non chiamarlo perché puoi lasciar giocare. Infatti, c'è, ma proprio la regola dell'arbitro, cioè che c'è scritto che proprio al VAR va interpretato in base al contesto, all'azione, alle cose. Cioè, adesso non è che puoi dire fallo netto. Io tifo Inter, ma sono oggettivo calcisticamente. Non è che mi puoi dire, oh mio Dio, che fallo incredibile, era da fischiare. Ma perché se così non hai mai giocato a calcio e non capisci niente di calcio? Ma la domanda è questo secondo me. Non è fallo, però su Lobotka e Lautaro ci avete rotto le palle fino all'ultima partita, 3 mesi fa, perciò vi dico, a parte invertita stareste gridando allo scandalo. Sì, sì. Abbiamo visto chiamarvi a volte questi falli. Potete qua, quindi anche culo, se non ci saremmo sconvolti. Comunque per me questo non è fallo. Condivido con Emanuele. Leo. Cioè, per me era da annullare il gol dell'Inter del 2-1, quello che decreta la vittoria. No, però, aspetta, facciamo ordine, partiamo da questo. Ok, per me è fallo. Quello su Arnautovic è fallo. Come era fallo quello di Piccoli a Lecce per il pestone sul Mignolo, questo è fallo perché va a toccare il tallone dietro di Arnautovic. Secondo me questo è fallo. Però sei d'accordo con me? Sei d'accordo con me che si può anche non fischiare? No. Sono d'accordo con te anche che bisogna fischiarlo, che me lo devi togliere. Allora non è d'accordo. Visto che fate le polemiche su ogni cosa contro l'Inter, una roba che è a favore dell'Inter, secondo me questo era fallo e il andava tolto. Ma è secondo lei è netto, Leo. Ma sembriamo stupidi così. No, non è netto. No, non leva il sembriamo.
Ciccione, Ciccione, stai calmo perché già hai detto due. L'hai detto due. Perché te la pi con me? Tu dici una cosa e te la pi con me. Sì, però, cazzo, cioè, tu non devi incontro si dica una cosa sensata e cioè che cazzo. Ti sto valorando quella che è la tua tesi, ti sto perdendo conto. Mi stai valorando, mi sarebbe lo stupido. Fatemi fuori tutti. Allora, Torre, prego. Torre, vada. Ripeto, per me questo fallo del Arnautovic ci può stare perché in Italia lo fischiano sempre. Poi è fallo? No. Però in Italia lo fischiano sempre. Quindi, per un giro rispetto, rispetto. Dovevamo fischiarlo. Poi non è che ora ci apro un dibattito su questo fallo qui, perché tanto lo scudetto non è che me ne frega tanto, tanto è già andata. Però dico, è assurdo che noi interisti, con un certo palmarès, possiamo ricordare 20 scudetti, vabbè, 400 quello scudetti, è nominale. 9 Coppa Italia e 7 Supercoppe, se non sbaglio, forse però, qualcosa in vabbè, mezzo, stringa, certo, dai, stringa, non è fallo. Parla di quel carlatano di Simone Inzaghi che cambia Thuram, quel carlatano che mi farà perdere lo scudetto con Nicolussi Caviglia, tutta la storia. Parla di quello! Parla di quel carlatano! Quel pazzo! Quello scarso! Quello incapace! Ma sbattuto! Dai, sbattuto! Canella, poi dai con me! No, io non ci sono, però! No, mi prendi un attimo! Facciamo riprendere un attimo d'aria! Ma l'ho vista annuire! Come si... Ma questa trasmissione qua è diventata veramente un meme. Non ho luito niente, ho messo via il pappagallo che stava attaccando la capoccia di mia figlia. L'ho messo via, non ho luito niente. Cosa stava facendo? Stava gongolando. Gongolando. Ho messo via il pappagallo che non so, vede i capelli di mia figlia che è qua. E... guarda, prova l'assalto. Adesso mi messo la telecamera. No, chiedevo se. Cioè, le ali aperte. Oh! Ti mangio la testa. No. No, vabbè, no, mangia la testa di mia figlia che è lì e l'ho messo via, non so cosa c'ha. È legittima difesa in tal caso, beh, Fabio. Chiedevo se era d'accordo con Centozzi che comunque diceva che l'1-0 l'ha un po' buttato Inzaghi. Oggi Inzaghi è un disastro. Non ha fatto una cosa giusta, un disastro clamoroso. Se siamo in queste polemiche anche perché è una partita senza nulla in settimana, con una rosa al completo... sbagliato su Mkhitaryan, tratta De Vrij come uno dell'oratorio, tratta Fattesi come Gaglia, sbaglia a tirare fuori Thuram, sbaglia a mettere Dumfries, sbaglia, la squadra è sfilacciata, è lunga, disordinata, in discesa. Oggi ha fatto proprio... Canella, che fa? Che succede? Scusa, questo ragazzo Gabriele, sono le cose che ha detto Lautaro. Fabio... va bene, però anche un calciatore non è che sia un calciatore ha per forza ragione, cioè nel senso, non è che se dice Lautaro allora vabbè, abbiamo fatto una bella partita, dai, abbiamo fatto bene, no, non abbiamo giocato bene nel gioco, tanti però, ti rimporta, posso dire, guarda, tu che sei interista, no, mi giri i coglioni quando c'è, cioè, tutti sul carro con Inzaghi, poi sono Inzaghi lì. Oggi c'hai quattro anni, c'hai quattro anni, cazzo, ma ti fai, mi fai spiegare che se non probabilmente non guardi le partite, probabilmente puttana troia, col Verona più scarso negli ultimi 150 anni, fa schifo, ti viene un infarto, tutta mentalità, c'è la Juve a due punti con il problema sei tu, guarda, puttana troia, sono questi, sono questi tifosi che hanno un problema. Io volevo dire una cosa sensata, prego, la Canella, ti dico che le altre squadre sono di meno di questi tipi di tifosi, no, quindi c'è un problema proprio. Cazzo, essere tifosi è bello, però non così. Tifosi più numerosi e migliori del web, senza dubbio. Ma li vengono in parte a parlare che ha giocato nell'Inter, non di... Prego, Canella, prego. No, ma oggi Inzaghi ha fatto una cosa che non ha mai fatto in questo campionato. Ha tolto un centrocampista e ha messo un attaccante! E ha messo un attaccante! Ha avuto due palle rosse così! Non l'aveva mai fatto! Sanchez è buono a fare la testa! L'ha fatto Empi! L'aveva già fatto Empi! Deve fare l'arco! Non lo fa mai! Basta! Deve andare a far culo! Basta! Basta, 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 basta. Canella, io la vorrei, io la Canella, ma poi te la piavi con me. Che cazzo? No, ma tu guarda, Ciccione, adesso sei cazzo, veramente un nobile, cioè, sei un Canella, io la vorrei anche seguire. Sento Manuela, Leo, a me non mi pare che se tu devi vincere con una squadra morta perché gli hanno anche tolto i due difensori che aveva, li hanno anche venduti ieri.
non mi sembra una genialata togliere un centrocampista e mettere una punta. No, ma non l'aveva mai fatto. Penso che lo farebbe chiunque. È una cosa che non sì, ma sono queste le partite in cui appunto, sono queste le partite in cui provi. Ma in realtà, allora, ragazzi, cioè io voglio dire una cosa in generale. Chi non ci crede, chi pensa che Inzaghi perderà questo scudetto, chi pensa che sia la Marotta League, che l'Inter rubi, parlo in generale, ovviamente, cioè, non lo guardate, nel senso... così è, tutti, no, cioè, facciamo uno per volta. Cioè, prima quelli che non credono in Inzaghi, facciamo. Perché se uno pensa che Inzaghi perderà questo scudetto, che non giochiamo contro nessuno, che questo campionato non è bello, che si ruba, che è la Marotta League, vi dico, a questo punto non vi intossicate, non ve lo guardate, fate altro. Guardi, perché sinceramente essere dimenticato Manuelina. Basta, Manuelina ha già dimenticato quanti fa. Mettiti il culo. Metti a scattare la merda. L'ha dimenticato. Conte la troia. Corre, torna, calmati. Calmati, perché abbiamo vinto, calmati. Io non mi sono dimenticato 2 anni fa, cioè 2 anni fa è una macchia nel nostro percorso, però dico, è un altro anno, non possiamo sempre stare a pensare 2 anni fa, altrimenti se pensiamo continuamente a quello che è successo 2 anni fa, avanti non ci andiamo, per carità. Io dico semplicemente, siamo primi, abbiamo fatto 48 gol, abbiamo subito neanche 10 gol, siamo lì. Vinciamo a marzo, ma lo vinciamo a marzo. No, ma non credo, però... ciò non toglie che comunque Inzaghi, volevo finire, Inzaghi sbaglia, secondo me l'errore più grande che fa è quando sull'1-0, quindi partita ancora in bilico non chiusa, fa dei cambi conservativi, perché quando togli Thuram, quando togli Di Marco, metti Darmian, cioè sono cambi che magari fai sul 2-0 perché stai pensando alla prossima, di mettere in campo Alexis Sanchez per sperare in un'offerta. Ragazzi, far giocare Alexis Sanchez a gennaio. Come offerta? Ma come offerta? Ma come ha messo in campo aspetta l'offerta? Ma che? Ma il contrario. Ma quando eravamo sul mercato, va. Ma che sono i saldi? Vabbè, il 7 inizia a posto.